morghe, gente. Buongiorno, tutti morghi. Ecco le voci dell'oltretomba. Mamma, non ce la faccio neanche a connettere, figurati. Dopo un mese e mezzo che non ti alzi più prestissimo, anzi no, in effetti ci alziamo presto tutti i giorni. Anzi, vai dormire di più oggi. Abbiamo dormito pure mezz'ora in più, è vero. Mezz'ora, quasi un'ora, poi ci qua 40 minuti in più. Vabbè, comunque per strada non c'è nessuno sabato mattina. Siamo andati a letto anche relativamente presto. E niente, ci stiamo avviando, la giornata sembra fabulous. Adesso qua c'è il ponte di Trezzo sull'Adda, con l'Adda, se si vede qualcosa. Quella giù in fondo è il castello di Trezzo. Ecco, di qua c'è l'Adda, si vede? Sì, eccolo l'Adda. Siamo a 2 gradi e mezzo fuori. Mizzega! Fa freddino. Vedete che la mattina è fredda. E niente, ci stiamo avviando. Sono le... Io continuo a 7. sbadigliare perché devo fare 7 colazione, 0 7. assolutamente. Sono le 7 e siamo già 7 minuti in ritardo. Perché? Perché avevamo detto che uscivamo alle Siamo 7. usciti alle 7. Ah, siamo uscite alle 7. I dossi, sì, da noi è pieno, strapieno di dossi. Perché è così, non so cosa dirti. Noi siamo al nord e sono frenetici, vanno tutte de corsa. E questo è per questo che mettono i dossi, o no, amore? Mamma mia, qui se non parte un semaforo, apriti cielo. E se non parte un semaforo, ti suonano in 70. Ti suonano, è vero, Un po' esagerate, amore? lo stereotipo del nord. Vabbè, è E chiaro che beh, amore, è un po' così, se ti eh. sei al semaforo e c'è davanti col verde, davanti uno fermo, cosa fai? E beh, effettivamente gli suoni. Allora vedi che sai che c'è del nord. E io sono del nord, sì. Ormai sì, sono del nord. Guarda quanti dossi ci sono, un continuo. E niente, adesso ci stiamo avviando, la giornata sempre bellina e vediamo quando arriviamo lì. Dai, sono contenta. Oggi primo mercatino, giornata bella. Vediamo. A dopo, comunque la strada è diversa dal solito, non so se vi siete accorti. Niente autostop. Amore, io sono già a Mangalaria già. Non lo so. La temperatura fuori è freddino, dentro si sta bene, dentro. Fuori siamo a 2. Fuori siamo a due. E che stavo a dire? Niente, ci vediamo dopo. Continuo a sbadigliare, devo fare colazione assolutamente, se no non connetto. A dopo. Allora, qua siamo a Trezzano Rosa, non so se avete appena visto il cartello. Di qua a destra si andava alla Sofa, la famosa ditta dove lavoravamo io e Marco, dove ci siamo conosciuti, e che di solito si vede dall'autostrada quando facciamo l'altra strada. Invece stavolta siamo proprio a Trezzano Rosa. Questo è il centro di Trezzano, non si può dire che questo è il centro No, di Trezzano. c'entra E è. là invece abbiamo comprato casa in quell'immobiliamento lì. Immobiliamento? No, immobiliare.it. Mia Lì pubblicità. comunque c'è, eh? Ciao ciao. Qualcuno ci ha scritto che l'abbiamo crollato. Con le mani, cia cia. Con la testa, cia cia. E l'altra non la voglio dire perché pare brutto, però la dicono. Dobbiamo mettere anche questa nella tale scoppiation. Comunque a me quella canzone mi piace. E ti stavo a dire, niente, qua ci stiamo avvicinando a Basian City, dove ho passato i miei primi 30 anni, no, 20 anni di vita. Che dalla Svizzera, Zurigo, testa di Zurigo, cioè Zurigo. hai presente quando è grosso Zurigo? Noi ce ne siamo venuti qua a Basiano, vedi? Basiano. E niente, i primi anni per i miei sono stati durissimi, perché sono stati duri, 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 però se la sono cercata loro. Ma se io non venivo qua non trovavo a Marco. Come facevo a trovare a Marco? -0,5. Meno 0,5, ma stai scherzando? Ma ormai ci siamo vestiti pesanti. Comunque qua c'è l'asilo, Sì, qua l'asilo. l'elemento, sì, l'asilo, la palestra,
l'asilo e dietro ci sono le scuole elementari che appunto io ho fatto fino alla quinta elementare. Ma perché domenica mattina questi vanno in giro in bicicletta? Amore, la sa sta a meno 05. Ma a meno 05 stai nel letto tu che ma puoi. Poi di sabato mattina. Domenica, vabbè. Qua invece è Masate, poi ovviamente bazzicavo tra Basiano e Masate nella mia adolescenza, si può dire così. Sì, ma Tamara non ce ne frega niente, te l'ha chiesto qualcuno. L'ho chiesto io, dove bazzicavi la tua vita? Bazzicavo qua Basiano e tra Basiano e Masate, qua dietro questi cespuglioni qui giganti venivano le giostre. Tutti gli anni qua in questo piazzale c'era il calcio in culo e questo è Masate dove venivamo noi a bazzicare, c'era il calcio in culo e gli autoscontri, due ce n'erano de cose, non è che c'era l'ira di Dio e niente, comunque questo è, ma mi piace venire di qua perché mi ricordo tante cose, no? Intanto di là sta nascendo l'alba. Amore, ti si vede? Te si vede? E niente ragazzi, adesso invece andiamo verso Pessano con Bornago, dove ho passato 5 anni di lavoro in MT. Dovevo dirlo il nome? Ma sì, tanto. Ascolta, abbiamo detto. Di là vai, amore. Di qua? Sì, sì. Cosa? Anche lì Marco mi ha fatto andare lì a lavorare, qui abitava una mia compagna di scuola in questa villa, o in questa arancione o in questa, no, questa qua grigia era, sì. C'era qua anche. Era piena di sordi, era Mizzega, sì sì, era piena di sordi, una volta sola sono stata invitata al compleanno, non lo so come mai, 3 anni di medie, solo una volta mi ha invitato al compleanno, era grossa la casa, me la ricordo, era enorme. Ma non andavamo tanto d'accordo, ti dirò. Non andavamo per niente d'accordo. E magari per quello che non ti invitava a compleanno. Può essere, infatti. Chissà perché, non vai d'accordo. Lei, allora, nella classe c'erano tutte che avevano un idolo, no? Diciamo, a me piacevano gli Europe. Na 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 na, na 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 na, presente. Joy Tempest. Ecco, Joy Tempest. E poi c'era la Gaia che gli piacevano i Duran Duran. Simon Le Bon. Le Bon. Guai a toccargli John Bon Jovi. John Bon Jovi e dei poi di John Bon Jovi. No, era questa qui, la Barbara, questa qui del compleanno che gli piacevano i Duran Duran. Marona, gli piacevano i Duran Duran e gli Wham. E a tutti, siccome piacevano a lei, a tutti dovevano piacere i Duran Duran e gli Wham. Ma poi ti piacevano a tutti. No, a me piacevano gli Europe, che vuol dire? Poi c'era l'Eleonora che gli piacevano gli Spandau Ballet. Poi c'era la Corinne che gli piacevano gli Aha. E poi te. Dai, mi tengo aggiornati sul meteo. Ecco, amore, di qua devi andare, eh? Sì, a destra. Sì. E invece questa qui era la strada che facevo per andare appunto in MT. Grazie verde. Cos'è che vuoi? Brianza Verde. E qua c'è un casermone enorme, eccolo là, che io tutte le mattine passavo e dicevo ma quanta gente ci abita qua dentro? Però è sempre stata chiusa così. Ma guarda quanto è grossa, è enorme. C'è terrazzo fuori anche. Sì, ho visto che c'è terrazzo. E ti stavo a dire, poi c'era, perché quelli erano i gruppi di quell'epoca lì, o no? Sì. Insomma, a me piacevano gli Europe e c'era tutta la combrico. E questa Barbara insisteva che no, gli web sono dei migliori. E ci facevano che pa, capito? Comunque, niente. E qua si va per anche questa l'ho fatta per 5 anni sta strada. Per andare appunto a lavorare a Pessano con Bornago. Amore, tu sei stato un anno in MT? Sì, un annetto. Ma a te ti soffocava quel lavoro lì? Sì, un po' sì. Un po' sì. Perché Marco se non si muove non è contento. Io invece mi piaceva tanto quel lavoro lì. Mi piaceva. Amore, io sto schiattando di caldo. Se per favore abbassi.
Non lo so, poi io. Ce n'è uno, poi dice, ah, che freddo. Ma dentro fa caldissimo, poi c'è troppa differenza di che se. Spazio termico. Mentre di qua, vedi, qua non c'era niente una volta. Invece vedi che hanno cominciato a costruire ca. Beh, sono passati quanti anni? Dal 2005 che non vengo più per questa strada. No, il cimitero c'è sempre stato, però. Amore, io sto schiattando di caldo. Allora, o accendi l'aria condizionata, se no abbassa il finestrino, te lo sto dicendo. No, abbassa ancora i gradi. Ma poi gelati, mai gelati. Allora, quell'edificio lì non c'era 20 anni fa. Questa rotonda non c'era, vai dritta, amore. C'era niente di tutta sta roba. Questo edificio, boh, forse c'era. Non lo so. Poi di là c'era la qua c'era la Fisber, sì. Ah no, hanno cambiato nome, guarda, non è più la Fisber. Comunque questa qui era la Fisber. Sì, era un posto brutto dove lavorare. Ci ho fatto 10 giorni, ma me li ricordo benissimo, perché appunto è stata veramente brutta. Intanto l'MT si è trasferita da ste parti, se non sbaglio. Di qua si è trasferita. Dai, vediamo quando arriviamo lì che mette il navigatore. A dopo. Allora, si sente la musica di sottofondo. Devo mettere questo pezzettino velocizzato, perché sennò ci fanno il copyright. Comunque Marco ha trovato questo. È proprio di fronte dove siamo noi esposti. Sì, pasticceria. Bar pasticceria, facciamo colazione e a dopo. Eccoci, indovina Marco cosa si è preso? Lasciamo l'indovinello nei cuori, lasciamo la risposta nei commenti. Good morning. Poi brioche, la marmellata, il saccottino al cioccolato e il cappuccino. Metà saccottino, ragazzi. Buona colazione, amore. Buona colazione. Vedi com'è questa brioche. Ma vuoi faccia stanca, c'hai? È buona? Meno male, dai. A dopo. Allora, eccoci. Questa è la via. Noi siamo in via Le Piave. Avevo detto Roma, ma siamo in via Le Piave. È il bar dove siamo andati a fare colazione, qua dietro, dove c'è quel palazzo lì sotto, per cui siamo anche vicini per fare la pipì. E niente, adesso ci attrezziamo per aprire il gazebo. Fa freddino, ragazzi, eh? Fa freddino. Allora, ragazzi, ci siamo piazzati. Qua ci sono tutte le mie creazioncine. Allora, modello vecchio, modello nuovo, modello vecchio, modello nuovo. Certo che sei cambiato completamente, Tamara. Modello vecchio, vabbè, questi ci sono, che fai? Comunque anche questa è bella, dai. Ma modello nuovo mi piace tantissimo, le adoro, le mie piccoline. Eccole qua, tutto il loro splendore. Queste qua sono quelle nuove fatte questa settimana. Oddio, guarda che carine. Adoro. Questa è rimasta di Natale, col cappellino. E niente, ragazzi, vediamo come va la giornata, va. Allora, io e Cinzia in giro per il mercatino. Quello che fate c'è sempre, becco sempre Lilli, il cane. Beh, siamo tantissimi banchetti. Giornata stupenda, però fa freddo. Adesso vediamo chi altro troviamo. Conoscente, non posso riprendere tanti banchi perché non gli piace banchettare. Allora, ragazzi, è arrivata Miriam. Cioè, già io non ho parole. Per Tamara e Marco, con tanto affetto, Miriam, ti voglio bene, vi voglio bene. Guardate che bella la cosa. Allora, la lettera che l'abbiamo aperta. A dire la verità, è arrivato il marito. È vero. Allora, caccia la lettera. Miriam, io non ho parole. Lorenzo, il marito Lorenzo, sì. Samuel è il figlio. No, allora, questa qui è la letterina che ci ha. Vabbè, poi la leggiamo, l'abbiamo già letta, è stata carinissima. Ma guarda che bella la foto che ci ha fatto. È bellissima. Questa la mettiamo come foto di copertina oggi. Sì, e poi ci ha portato questa che non sappiamo ancora bene. E poi bene guarda cosa qua, c'è. No, amore, l'abbiamo. Guarda, apri bene. Io non ho parole, Miriam. Cioè. Ma sei fuori dagli stracci, veramente. Giovanna! Aspetta, che là. Vieni a vedere.
Mamma mia, Miriam, troppo. Cioè, voi troppo, non avete idea. Troppo. La Giovanna sta parlando. Ma si potrà mangiare il fiore? Ma certo, quello lì è, sarebbe l'ostia consacrata. Cinzia, vedi, vedi, quello che ci ha regalato. Guarda, guarda la, guarda cosa ci ha portato. Guarda che roba, guarda. Hai una... visto da tozza? Mamma mia. La vuoi una fetta, Cinzia? Tu te la fai. Adesso vediamo di tagliarla e poi vi facciamo sapere com'è, ma... sicuramente sarà strepitosa. Grazie Miriam, no, peccato grazie, che non sei riuscita ad arrivare. Ci vediamo al prossimo mercatino. Però l'ho detto, magari la scappata riesce. Io spero che venga la scappata, riesce a farla. Speriamo. Se no al prossimo mercatino ci vediamo. Certo. Eccoci Giovanna, buonissima. Com'è? Grazie ai fan di Cinzia, com'è? La ispirazione. Alla Miriam. Grazie Miriam. Anche vicini. Buona, ce n'è ancora? I vicini apprezzano. Finita ragazzi, è finita. Cioè i vicini, anche Marco apprezza. Che bontà. Complimenti. Grazie Miriam, grazie, grazie, grazie. Vogliamo vederti e ringraziarti di persona. Infatti. Allora, buongiorno, siamo al mercatino. È passata Miriam, cioè Lorenzo, perché Miriam non è riuscita a passare. Guardate cosa ci ha portato. Io non ho parole e in più la foto di copertina che vedrete ci hanno portato loro. È bellissima, grazie Miriam, grazie, grazie. Questi grazie. Sono i regali pensati, che pensano. Mamma mia, te. Adesso qua con i vicini di casa ci porteremo. Sì, sono già arrivati tutti. Questa meravigliosa torta da Miriam e family. Allora, ragazzi, è molto moscia oggi, amore, vero? Marco sta facendo il merendero time con la pizza, guarda che bella che è. Sì, perché la torta della Miriam è già andata un po'. La torta era squisita, è andata giù. Non sapete cosa vi siete persi. No amore, lo sanno perché già la vista era bellissima di quella torta lì. Hanno gradito anche i nostri vicini, hanno gradito. Era veramente... Hanno ringraziato. Andata giù che una meraviglia, sparita in 448. Ti dico, non è rimasto niente Miriam, niente, neanche la rosellina. Marco si è pappata la rosellina. Oh, nonostante non avevamo né piatti né posati, siamo riusciti a farla fuori uguale. Ci siamo arrangiati. Niente ragazzi, oggi è molto moscia, molto moscia. Molto molto moscia. Infatti stiamo facendo il merendero e vediamo dopo. Amore? Dopo? Dopo. Ciao. Eccoci. È il momento del... Aspetta. Com'è che è? Aspetta. Uno ginseng. No, questo è tuo. Tira via. Eccoci. Da tanto che non cantiamo. È merendero time. Dai, vieni anche tu al merendero time. Dai, provala anche tu. È merendero time. Dai, vieni anche tu al merendero time. Assaggialo anche tu. Cinci. Comunque, nell'info box trovate la Taris compilation. Marco ha deciso di mettere la Taris compilation. C'è dentro il link. Ah, salutiamo. Com'è? La ballerina Francesca. Sì, Francesca, Valentina ballerina. E... oddio. Ecco, dalla memoria che va la grande. Aspetta che guarda e torno. Antonio. Eccoci. Meno male che ci segniamo la roba, sì, perché sennò... la memoria... Addios. Comunque noi ragazzi, di legno, tra un'oretta smontiamo perché c'è proprio... come si può dire, amore? Proprio una mosceria assurda. Sì, c'è poca trippa per pochi gatti. Sì. Vabbè, comunque intanto ci gustiamo questo merendero e a dopo. Ci siamo pappati già la torta di Miriam, che era una squisitezza. Anzi, abbiamo goduto noi, paesani, vicini e lontani. E salutiamo anche Barbara, che non ce l'ha fatta venire. Salutiamo, ciao Barbara. Ciao Barbara, ci vedremo alla prossima. Dai. Certo, possiamo fare questo merendero? Vai, caccia il merendero. C'è caccia qua, qua il ginseng, qua il merendero. Allora ragazzi, noi siamo arrivati al momento del sbanchettamento. Laggiù hanno già cominciato. Visto che belle le lampade di questa qua di fianco, di sera sono molto belle, cioè si notano di più tutti i colori, tutte le cose. Sono delle lampade, beh mo non vado proprio davanti perché pare brutto. Comunque niente, noi cominciamo a smantellare il tutto e... amore, vuoi salutare?
che così chiudiamo. Ciao a tutti, spolliciate se avete voglia, condividete se avete voglia, scampanellate e alla prossima. A proposito, non ho trovato nessuna campanella oggi, Marco. E niente ragazzi, ci salutiamo qua perché noi adesso sbaracchiamo e ce ne andiamo alla casa che abbiamo sofferto un po' di freddo. Comincia a far freddo adesso. Infatti direi che la giornata è andata così, cioè sono stati giorni migliori, però va bene, prendiamo quello che arriva. Anche giorni peggiori. Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia e alla prossima. Ciao!